Sicuramente il turismo è una risorsa, dovremmo avere un turismo anche invernale, non solo un turismo estivo, per cui un turismo di 12 mesi all'anno, per cui però è sicuramente una risorsa. Abbiamo il 70% delle opere nelle cantine. Perché non si fa un museo come c'è il Prado, come c'è, in cui entri dentro e c'hai tutto, cioè non devi andare un po' di qua, un po' di là, un po' qui, un po' lì. Avere un museo unico dove racchiude tutto quanto. Le Louvre a Parigi, non è che a Parigi vai in 10 musei diversi, vai in uno c'è tutto. Ma in Spagna, io credo che noi siamo al 18° posto rispetto ai musei, rispetto agli altri paesi. Io credo che sia una roba logica di avere un museo dove chi viene va al museo Roma, come lo vuoi chiamare, e c'è dentro tutto. Tutte le robe che abbiamo in cantina le mettiamo, le facciamo vedere, le facciamo pagare. È quello che dicevo oggi, che noi vendiamo il turismo cheap. Noi dove andiamo? Paghiamo. Tu vai nei musei, paghi, non paghi 20 euro, 10 euro, paghi tanto. Poi ci sono dei musei dove la gente può andare anche a non pagare, però se la gente vuol pagare bisogna farla pagare. Scusi, può ritornare sul tema della destagionalizzazione, che è un tema che era tra i principali del Forum Internazionale del Turismo, cui ha accennato gli amministratori? Hanno parlato sia Costa Crociere che MSC, perché loro hanno iniziato a farlo. Noi dovremmo avere delle offerte, ma dovremmo avere dei treni che arrivano giusti. Perché qui parliamo di intelligenza artificiale, poi ci mancano i taxi. Cioè, l'intelligenza artificiale bisogna dare il taxista. Organizzarla.